omaggio dantesco in danza stasera alla Cavallerizza del Castello, perché debuttano le ragazze di Dance Studio e abbiamo qui con noi l'insegnante coreografa Marcella Prevede Massara. Ciao Marcella. Ciao Simona. Finalmente stasera debuttate. Finalmente, dopo 2 anni di assenza dal palcoscenico, stasera portiamo in scena questo omaggio dantesco nei 700 anni dalla morte. Questo spettacolo nasce da un'idea mia e della dantista Bianca Garavelli, che stasera però non può essere qui con noi. Allora, che dire, il titolo è Amor che muove, proprio perché dopo 2 anni di fatica, di assenza, di tutto, è veramente importante sottolineare questo concetto di amore che ci è mancato. Io spero di portarlo con la mia danza e con le mie ragazze. Ecco, le vedo qua nello sfondo. Quante sono le tue allieve? Allora, stasera siamo ridotte perché siamo solo una trentina. Di solito siamo molto di più, però i tempi sono stati strettissimi perché abbiamo dovuto preparare tutti in un mese. E vedo che non sei sola perché c'è Maurizio Guasco, che è un tuo collaboratore. Allora, Maurizio Guasco, che è direttore dell'Accademia Vietata Riproduzione di Valenza, è stato prima mio partner nella danza e adesso è mio collaboratore, nel senso che facciamo spesso spettacoli insieme e spero che adesso ne facciamo qualcuno in più. Benissimo. Maurizio, com'è l'emozione stasera? Beh, l'emozione dello spettacolo è sempre bella, perché quando si ricomincia, soprattutto dopo un periodo così lungo, a ballare nei teatri è sempre un'emozione molto forte. E poi con Marcella ci conosciamo ormai da 20 anni e quindi abbiamo una sinergia che ci porta sempre a lavorare insieme, anche all'ultimo momento, no? Senza fare troppe prove, insomma. Però il risultato speriamo che sia buono, ecco. E comunque noi ce l'abbiamo veramente messa tutta e l'impegno di tutti è stato lodevole e si vede tantissimo la voglia di ricominciare a fare. Spettacolo però devoluto in beneficenza, perché tu hai un grande cuore per gli animali, vero? Allora, io spero di avere un grande cuore con tutti, però diciamo che nel mio piccolo cerco di dedicarmi agli animali che ritengo bisognosi e in questo caso, visto che comunque la prevendita dei biglietti è andata bene, devolverò una cifra all'associazione ADAI, che collabora col comune alla gestione del canile comunale. Grazie. Grazie a voi.